Ciao Gianumberto. Ciao Erika e buongiorno a tutti, tutti gli amici della Biber. Bentornato. Senti, siamo qui per un'altra storia delle tue, sì, meravigliose, mi permetto di dire. E oggi ti propongo la competenza del problem solving, ovvero certo, la capacità di risolvere problemi, che è fondamentale. Molto importante per un periodo anche come questo, in cui siamo a casa, siamo in relazione con altre persone, spesso c'è anche chi è in relazione con se stesso e che comunque problemi da risolvere ne trova. Comunque. E siamo molto in contatto con i nostri bisogni, cioè il tema del problem solving ha molto a che fare con i propri bisogni e con i bisogni dell'altro, ovvero sul riconoscimento di quello che a me serve e come mi attivo per raggiungerlo. Quindi quale strategie attivo per arrivare a risolvere il mio problema. Per cui ti chiedo di raccontarci una storia su questo tema. Sì, voglio raccontare proprio di un problema davvero grave che ha attanagliato l'Australia per quasi 50 anni. Allora, questa storia inizia attorno alla metà del 1800, quando gli inglesi decidono di colonizzare l'Australia, quindi partono dalla loro terra natia, dalla Gran Bretagna, fanno un lungo viaggio e arrivano appunto in questo nuovo continente. Non sono solo gli australiani, insieme a loro c'è un'intera mandria di mucche e di vacche, le quali in Australia incontrarono una vera e propria America. Spazi sterminati, erba buonissima, fresca, verde, da mangiare, da ingerire. Bene, l'erba, in generale i vegetali, contengono una molecola, si chiama una biomolecola, che prende il nome di cellulosa. Per noi la possiamo chiamare anche la fibra, che è difficile da digerire. Noi non riusciamo. Gli erbivori, grazie ai loro stomaci complessi, concatenati l'uno dentro l'altro, riescono a digerirla, ma non del tutto. E quindi gran parte dell'erba che veniva e viene ingerita si trasformava e si trasforma in escrementi. Pensate che una vacca al giorno produce circa 25 kg di sterco. E in Australia, falla oggi, falla domani, si arriva al 1900, dove tutti i prati da verdi si sono trasformati in marroni, nell'aria volteggia un odore insopportabile e la popolazione di mosche, le larve delle mosche si nutrono proprio di escrementi, è talmente elevata, è esplosa a tal punto che il governo australiano vietò la consumazione di cibi all'esterno. In pratica gli australiani non potevano fare il picnic. Cos'era successo? Perché normalmente l'ambiente in tutte le parti del mondo si prende cura dello sterco dei grandi erbivori, lo processa, anzi lo trasforma in fertilizzante, in humus così importante per la crescita delle piante. In Australia invece gli escrementi permanevano sul suolo. Il governo australiano disperato deve risolvere questo problema davvero molto grave, ecco, e non sa da che parte girarsi. Fortunatamente però al mondo esistono gli entomologi, questa categoria di professionisti così efficace, così intelligente e così in grado di risolvere appunto problemi, specializzata nel problem solving. Gli entomologi accorrono in Australia e capiscono che in questo nuovo continente mancava un tassello capace appunto di smantellare la produzione delle vacche. Mancava un coleottero stercorario. Un coleottero stercorario è un piccolo insetto che si nutre solo ed esclusivamente di sterco dei grandi erbivori. Addirittura non beve, pensate che l'acqua la preleva dal proprio cibo preferito. In realtà c'era un coleottero stercorario in Australia, ma era piccolino, abituato agli escrementi dei coala e dei canguri, ben poca roba rispetto ai 25 kg della vacca. E quindi gli australiani, gli entomologi australiani, decidono di andare in giro per il mondo alla ricerca di un coleottero stercorario grandissimo. Per dire in altre parole, alla ricerca del campione del mondo di processamento sterco.
e vanno dappertutto, vanno in Asia, vanno in Africa, vanno in Europa, in America, insomma girano tutto il mondo e finalmente, dopo uno studio matto e disperatissimo, lo trovano. E lo trovano in Sudafrica. Trovano il coleottero abituato a processare, a mangiarsi lo sterco degli elefanti. Se una vacca, come dicevo, ne produce 25 kg, figuriamoci quanto ne fa un elefante. Ne fa circa 50 kg. Quindi il coleottero che vive insieme all'elefante è veramente un virtuoso della sua specialità. Gli entomologi prendono questo coleottero, lo portano in Australia, lo allevano, lo librano in Australia e pensate, questa storia ha un lieto finale bellissimo, perché dopo soli 4 anni i prati australiani da marroni ritornano verdi. L'aria ritorna ad essere profumata di violette e gli australiani possono di nuovo andare all'aperto a mangiarsi il panino, a farsi il sacrosanto picnic. La storia ha un altro lieto finale. Gli australiani, grati a questo piccolo coleottero, gli dedicano una statua. Se viaggiate nei pressi di Melbourne, vi consiglio di andare a visitare una statua che raffigura un'enorme palla di sterco e sopra la quale camminano una coppia di coleotteri stercorari. È una statua non particolarmente elegante, lo ammetto, però sicuramente doverosa. Beh, direi che a proposito di problem solving ci siamo, ma soprattutto quando si dice veramente sono nella cacca, no? Cioè quando hai problemi che ti arrivano fino a qua. Letteralmente. Letteralmente. Quindi è fondamentale, è stato importantissimo capire quale fosse il problema. E mi sembra una storia perfetta, no? È andare nel mondo a cercare la soluzione ideale, perfetta, che potesse risolvere questo problema. Fino al punto poi che si apre anche un altro tema, che è quello della gratitudine. Quindi quello che gli australiani poi decidono di dedicare a questo animale che li ha in qualche modo, anzi li ha salvati, addirittura una statua. Esattamente. Quindi ti ringrazio Gian Umberto, una storia meravigliosa. Ci vediamo per sì, la prossima. Sì, a me piace particolarmente perché è un ruolo così umile che è capace di fare in realtà cose straordinarie. È quello del coleottero stercorario. E quindi sì, ci vediamo la prossima volta per un'altra storia legata alla natura.